Nelle scorse settimane aveva invitato il commissario prefettizio Maria Rita Iaculli ad allontanare in via temporanea a scopo prudenziale il vice segretario del comune di Francavilla Fontana, Francesco Taurisano, da ogni funzione dirigenziale, stante il coinvolgimento nell'ennesima inchiesta giudiziaria. Ora, ricevuta la risposta dal vice prefetto, il segretario cittadino del MBAB, Antonio De Franco, insiste sulla questione legalità e proprio su Taurisano, su cui pende una condanna in primo grado e quindi non definitiva, ritiene che la risposta fornita dalla Iaculli non sia per nulla soddisfacente. Nello specifico, il commissario ha comunicato al movimento autonomo di base che la questione, che poggerebbe su basi normative, è al vaglio dell'amministrazione, ma questo, allo scoppiettante ragioniere, non basta di certo. Secondo De Franco, infatti, la risposta data dal commissario è evasiva perché giustificata con il fatto che si tratterebbe di una prima volta dell'attuazione del dettato normativo di riferimento. Non è esattamente così, visto che per il MAB il medesimo provvedimento fu attuato per l'ex dirigente del settore urbanistica, Pietro Incalza. Il caso Taurisano, così come quello della discarica e del biogas e, per ultimo, le indennità di risultato attribuite ai dirigenti comunali, quest'anno vincitori di ben 61.000 euro in premi produttività in base a quanto valutato da uno specifico nucleo, saranno oggetto di una pubblica assemblea organizzata nel prossimo futuro dal movimento, in una città dove la politica da destra a sinistra è tutta presa dalla campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. A De Franco e altri associazionisti va comunque dato merito di aver sollevato questioni importanti, ma soprattutto scomode.